che quest'oggi le iscrizioni sono molto numerose. Si parla di leadership etica. Attendiamo qualche minuto e consentiamo agli altri colleghi di entrare nella stanza. Buongiorno, buongiorno a tutti, vedo dei nomi noti. Molti di voi ovviamente avranno già partecipato al webinar precedente di martedì scorso. Buongiorno, benvenuti. E approfitto di questi primi minuti per ricordarvi che potete utilizzare la chat per segnalarci eventuali problemi tecnici. I nostri colleghi Livio e Alessia vi daranno tutto il supporto necessario per risolverli. E potete utilizzare la chat anche per interagire con noi e per porre delle domande al nostro relatore, che è Massimo Di Rienzo. L'altra volta, la scorsa volta, non abbiamo avuto il tempo di rispondere a tutte le domande, che sono state comunque molto numerose perché siamo stati molto attivi. Massimo ha pubblicato un post sulla comunità Integrità di Innovatori e lì ha cercato di rispondere ad alcune domande. Avete la possibilità di rispondere a vostra volta al post di Massimo e potete portare degli spunti, delle riflessioni interessanti o fare delle segnalazioni. A breve vedremo anche per chi non ha ancora, per chi non conosce ancora la comunità Integrità, come si fa ad accedere. Ne approfitto, allora dunque siamo quasi a 100 partecipanti. Vi dicevo appunto potete utilizzare la chat per porre delle domande, prevediamo un paio di sessioni di domande e risposte, la volta scorsa non c'è stato il tempo, questa volta vorremmo dare maggior spazio alle vostre domande, come ci avete anche suggerito, alcuni di voi ci hanno suggerito nel questionario di gradimento, cercheremo quindi a metà webinar di rispondere ad alcune domande arrivate in chat, le raccoglierò io e Massimo risponderà e poi verso il termine del webinar, che vi ricordo chiuderà verso le 13:30, prevediamo un'altra sessione di domande conclusive. Mi sentite correttamente? Vi chiedo un feedback in chat se l'audio è a posto. Buongiorno, dal Comune di Padova, buongiorno. Un po' basso. Ok, va bene. Adesso provo ad alzare un po'. Ho messo il microfono più vicino. Ottimo, perfetto. Alcune indicazioni operative. La registrazione del webinar e i materiali presentati saranno disponibili al termine del webinar, quindi già nel primo pomeriggio, su Eventi PA, alla pagina dedicata a questo evento, la pagina da cui avete fatto l'iscrizione, per intenderci. Mentre potete scaricare l'attestato di partecipazione a questa attività da domani, sempre su Eventi PA, dopo aver compilato il questionario di valutazione di gradimento. Detto questo, siamo già più di 100, vi do il benvenuto a questo secondo webinar del ciclo Etica delle scelte pubbliche, che come sapete si tiene ogni martedì. Questo è il secondo, il prossimo è previsto per martedì prossimo, il 1 luglio, e si parlerà della formazione valoriale. Questi webinar sono organizzati nell'ambito del progetto WikiPA e in particolare della comunità Integrità di cui vi parlavo prima. Chi è interessato a parlare di tematiche quali l'integrità, l'etica pubblica, la trasparenza, può far parte di questo gruppo facendo l'accesso a Innovatori PA e richiedendo la partecipazione alla pagina della comunità, l'homepage della comunità, di cui vi ho messo anche il link in questa slide. E chiunque di voi voglia portare un contributo, voglia presentare una propria esperienza o magari segnalare
semplicemente una pubblicazione interessante che riguarda queste tematiche, può farlo. È un luogo appunto che riunisce tutte le persone interessate a queste tematiche. E, come vi accennavo prima, Massimo ha pubblicato un ultimo post rispondendo alle domande che sono state da voi avanzate nel corso del webinar precedente, e spero che questo dia un po' il là ad una discussione, un dibattito che appunto si può aprire su questi temi. Vedo che siamo più numerosi, non ruberei altro tempo a Massimo, io rimango qui, qualsiasi problema cercheremo di risolverlo. Buon webinar, Massimo, se sei pronto ti lascio la parola. Sì, grazie. Come al solito, brevissimamente un feedback sul mio audio da qualcuno di voi. Vi saluto tutti. Ok, è un po' basso. Credo sia la pressione bassa, perché oggi fa molto caldo qui a Roma, visto che in Sicilia ci avete lo scirocco. E comunque, insomma, aspettando oggi pomeriggio la partita dell'Italia, vi sorbo webinar. No, speriamo che vada tutto per il verso giusto. Allora, sì, ho messo un post, lo trovate a questo link che vi metto qui adesso. L'unica domanda a cui non ho risposto è di Valeria Maxia. Io non vorrei pronunciare ma male questo cognome, perché so che in Sardegna, Viviana Maxia, scusate, della regione Sardegna, che mi faceva una domanda molto interessante, cioè se esiste la regola perfetta. C'è una regola talmente chiara che non può essere elusa. Non ho risposto, ma perché ancora ci sto lavorando, perché è una domanda interessante e non so ancora bene come rispondere. Quindi sarebbe anche interessante, Viviana, se tu te la senti, di mettere un post in cui, innovatori, in cui lanci questa idea della regola perfetta. Sarebbe anche interessante, cioè quali sono le caratteristiche di una regola per essere di per sé chiara, senza aver paura che possa essere infranta. Se ne conosci qualcuna così chiara da non temere infrangimenti, insomma. Però sì, poi ci penseremo insieme magari. Quindi oggi fa caldo un po' dappertutto, siamo arrivati a 120. Ringrazio per la partecipazione dell'altra volta, e oggi cercheremo di avere un confronto maggiore, come già vi dicevo, e andremo avanti un po' su quel discorso che facciamo l'altra volta sulle qualità etiche di un'organizzazione, in particolar modo di un'amministrazione, e oggi parliamo in particolare della leadership. Come chiaramente potrete immaginare, la leadership è un elemento fondamentale all'interno di questo modello, che diciamo prende spunto da un modello elaborato da Newell Kapteyn, un olandese, dell'università olandese, e che è abbastanza diffuso, soprattutto perché lo trovate poi spesso citato nella manualistica dell'OCSE, che riguarda i quadri di riferimento regolamentari per l'integrità. Come l'altra volta vi cercavo di spiegare, l'OCSE si concentra sicuramente sull'anticorruzione, ma un lavoro molto forte lo fa sulla modellizzare, diciamo, gli interventi che le amministrazioni fanno riguardo alla promozione dell'etica e della legalità, in particolar modo della cultura dell'integrità. È un lavoro ben diverso dal lavorare, diciamo, in qualche maniera nell'ottica dell'anticorruzione. Si lavora nell'ottica della promozione dell'integrità, una cosa un po' diversa. Vi dicevo l'altra volta che per noi nel Piano Nazionale Anticorruzione facciamo riferimento al terzo obiettivo, quindi creare un clima in qualche maniera ostacoli i fenomeni corruttivi. In quest'ambito noi ci muoviamo con questi webinar. E con il nostro lavoro soprattutto, perché anche il prossimo sulla formazione valoriale in realtà ha quello come tematica di riferimento.
L'altra volta abbiamo visto come sia importante per un'amministrazione stabilire regole e responsabilità chiare, ma non solo, di comunicarle ai dipendenti in una certa maniera. Abbiamo visto come non basta adottare un codice di comportamento per far sì che quelle regole contenute nel codice di comportamento vengano osservate dai dipendenti. Fatta salva la responsabilità personale, questo deve essere molto chiaro, cioè le persone hanno il libero arbitrio e hanno la possibilità di agire conseguentemente alle regole o di violarle. Ma detto questo, l'organizzazione può fare molto per fare in modo che le regole siano il più chiare possibile. In questo senso non basta appunto la lettura delle regole del codice, ma anche come si costruisce un ambiente che in qualche maniera sostiene la chiarezza di queste regole. Questo era un po' l'oggetto dello scorso webinar. Le persone leggono le regole dal comportamento anche degli altri, specialmente di coloro che rappresentano un esempio. L'abbiamo visto con vari esperimenti, oggi ne vedremo uno solo. Allora, proprio come dei radar, siamo quindi portati a cercare intorno a noi dei segnali che ci indicano come ci dobbiamo comportare. Questo lo facciamo automaticamente, nel senso che non è, come dire, un comportamento che in qualche maniera spesso non raggiunge nemmeno la soglia del cognitivo, nel senso che potrebbe essere un'attività di cui nemmeno ci rendiamo conto che facciamo. Ma lo facciamo continuamente, cerchiamo appoggi, cerchiamo appunto sostegni in qualche maniera, cerchiamo qualcosa che ci faccia, che ci orienti. Okay? Ora, se i segnali arrivano dall'ambiente, cioè dalle cose, da oggetti, abbiamo più o meno un'influenza più o meno omogenea, a prescindere dalle persone. Ma quando i segnali arrivano dalle persone, quindi non da oggetti, ma da soggetti, questa apparente linearità non funziona. Cioè, siamo maggiormente inclini a ricevere indicazioni su come comportarci da quelle persone che hanno un certo significato per noi. Che significa avere un certo significato? Via due cose, sostanzialmente. Le persone con le quali abbiamo una relazione, e quando parlo di relazione non parlo chiaramente solamente delle relazioni affettive, ma parlo di relazioni a tutti i livelli, relazioni che in qualche maniera possono strutturare in noi una dipendenza, una controdipendenza. Non so se conoscete la differenza, ma insomma, la dipendenza appunto sono comportamenti appunto che in qualche maniera sono dipendenti appunto dal comportamento degli altri. La controdipendenza è l'opposto, ma cioè nel momento in cui una persona si comporta in maniera divergente rispetto al modello, ma anche in quel caso lo fa perché è in dipendenza del modello. Questo succede soprattutto nelle fasi adolescenziali, ma no? Quando i vostri figli fanno di tutto per fare le cose contrarie rispetto a quelle che voi gli dite di fare. In quel caso si tratta di controdipendenza, ma lo troviamo moltissimo nelle situazioni appunto legate alle relazioni professionali. Secondo livello è il livello dell'autorità, cioè quello che gli inglesi chiamano il role modeling. E in italiano è difficile tradurre, cioè, modellare il ruolo, ma viene tradotto in italiano come esempio, essere di esempio. Quindi questi due elementi qualificano il fatto che una persona può essere più significante per noi rispetto ad altre, cioè che con quella persona abbiamo una relazione, con quella persona in qualche maniera riveste un ruolo di autorità nei nostri confronti. L'unico esempio che volevo fare, l'unico test, l'unico esperimento, riguarda sempre questi famosi volantini, no? Che Kaiser utilizzò quando fece queste ricerche. E vi faccio vedere subito insomma, di cosa si tratta, così cerchiamo di capire di che cosa parliamo. Kaiser incastrò un volantino sul manubrio di alcune biciclette all'interno di un parcheggio universitario. Immaginate appunto un'università dove si fanno queste ricerche, all'interno di un parcheggio dove venivano tenute le biciclette, Kaiser comincia a mettere nei manubri delle biciclette dei volantini. C'erano due tipi di volantini. Nel primo tipo di volantino c'era scritto:
La maggioranza dei professori, l'80%, si è resa responsabile di plagio. E vicino al testo c'era una foto Scusa, solo un attimo, di un scusami se professore. interrompo. Ti volevo solo chiedere, siccome ci sono un po' di problemi diffusi dei partecipanti che sentono l'audio basso, ti volevo chiedere se potevi avvicinare o un po' il microfono alla bocca o quantomeno alzare un po' il tono della voce in modo da permettere una ricezione migliore. Scusami, eh. Credo sia più il tono della voce perché l'audio è al massimo. Pronto? Mi sentite? Scusate, strano perché io utilizzo lo stesso microfono che ho sempre utilizzato. Ok, allora avvicino in questo modo, così siamo più vicini. Ok, quindi in un primo tipo di volantino c'è scritto: la maggioranza dei professori si è resa responsabile di plagio, quindi di un comportamento di violazione di una regola. E vicino al testo c'era la foto di un professore in toga. Nell'altro tipo di volantino c'era scritto: la maggioranza degli studenti, l'80%, si è resa responsabile di plagio e vicino al testo c'era la foto di uno studente. Quindi in entrambi i tipi di volantini c'era una striscia nera in corrispondenza degli occhi per rimarcare che il fatto di commettere plagio è una trasgressione alla regola. Non c'erano contenitori dell'immondizia nei paraggi perché, come avete ormai visto da questi esperimenti, questo è l'elemento, diciamo, scatenante. Quindi bisognava capire quanti di questi volantini venivano buttati per terra. Allora, il 39% dei ciclisti che trovarono il volantino con lo studente raffigurato, quindi con lo studente che commette plagio, lo gettarono in terra, quindi il 39%. Il 52% dei ciclisti che trovarono il volantino invece con il professore raffigurato lo gettarono in terra. Ora io rispetto a questi esperimenti che sembrano anche abbastanza banali rispetto a delle cose che più o meno sono ovvie, volevo semplicemente specificare che esperimenti fatti negli Stati Uniti o in altri contesti culturali hanno, diciamo, una scarsa rilevanza da un punto di vista della significatività del dato, anche perché antropologicamente siamo molto diversi, culturalmente siamo ancora più diversi. Ma semplicemente questi piccoli esperimenti mi servono per entrare un po' nella questione, insomma, quindi non li utilizzerei come elementi, diciamo, oro colato da cui prendere poi appunto riferimenti, ma semplicemente dei modi per spiegare meglio, diciamo, alcune cose che in questo caso sembrano anche abbastanza ovvie. Cioè, qual era l'evidenza? Che coloro che simbolizzano le regole di un gruppo evidentemente sono più influenti nel determinare il comportamento delle persone dello stesso gruppo. Quindi i professori agivano come esempi, in questo senso il role modeling di cui vi parlavo prima. Quindi il comportamento reprensibile dei professori ha maggiore possibilità di innescare un comportamento analogo degli studenti. Quindi quando parliamo di leader, io ho voluto utilizzare questa immagine, sono delle regole ambulanti, sono da twittare, dice qualcuno. Ok, grazie per il tweet. Ok, comunque mi sembrava importante dire, allora, semplicemente fare attenzione a una cosa, cioè quando ci troviamo in una situazione di responsabilità, di leadership, è chiaro che il nostro comportamento acquista un significato diverso per gli altri. Questo è automatico, cioè non è una cosa che noi possiamo in qualche maniera eliminare. Questa è una cosa che funziona a prescindere da quello che facciamo, ma semplicemente perché siamo dentro a quel ruolo. E lo stesso vale al contrario, cioè quando noi osserviamo un leader, gli diamo un significato che spesso in una situazione non di leadership non gli attribuiamo. Allora, questo mi serve un po' per introdurre la questione di oggi, e cioè che influenza ha la leadership nel verificarsi di violazioni di norme, condotte non etiche. Perché l'idea è di introdurre progressivamente un nuovo concetto, che è quello della leadership etica, che appunto a livello della letteratura internazionale sta prendendo un pochino piede. E volevo, insomma, rispetto allo studio che ne abbiamo fatto nel corso di un paio di anni, vedere con voi se in qualche maniera anche nelle amministrazioni italiane è possibile in qualche modo cominciare a introdurre questo concetto, con tutti i limiti chiaramente del contesto.
Poi, in che cosa appunto si differenzia dalle altre forme di leadership? Lo vedremo, insomma. Allora, partiamo da questo, dal famoso triangolo della corruzione, come lo chiama qualcuno, o triangolo della violazione delle norme, insomma, in più in generale, per cercare di spiegare che influenza ha la leadership nel verificarsi di violazioni di norme, condotte non etiche. Perché questo è il punto, insomma. Cioè, è chiaro che noi intuitivamente questa cosa la sappiamo, ma dobbiamo anche cercare di capire un pochino più analiticamente in che modo succede questo influenzamento. Allora, il triangolo della corruzione appunto mette insieme opportunità, movente e razionalizzazione. Perché ci sia appunto una violazione, non solo rispetto appunto a reati corruttivi, ma anche ad esempio semplicemente violazione di regole del codice di comportamento. Ci deve essere per forza all'inizio un'opportunità, cioè una presenza di circostanze favorevoli, coerenti con l'azione considerata. Questo è diciamo, l'elemento più neutro. La cosa più interessante sono il movente e la razionalizzazione, cioè il movente, il motivo per cui una persona dotata di libero arbitrio, come dicevo prima, e di responsabilità, mette in atto violazioni alle regole. E la successiva razionalizzazione, cioè che cosa si dice quella persona nella sua testa per fare in modo di giustificare quel comportamento. Questi sono i due elementi, diciamo. Riferimento al movente, io ho messo in rosso, come vedete, paura, diritto, rabbia, bisogno percepito, tutti gli elementi, diciamo, legati in qualche maniera al movente che possiamo in qualche modo associare all'influenza che abbiamo dalla leadership. Per esempio, la paura, se non lo faccio mi accadrà qualcosa di brutto. È evidente che la paura e quindi il timore è uno dei classici esempi del momento in cui una persona che in qualche modo non sarebbe disposta a violare una norma lo fa perché per timore di una ritorsione, di qualcosa di negativo nei suoi confronti. Il classico esempio che lo posso fare quando conoscete tutti l'articolo 8 del codice di comportamento, dovere di prestare collaborazione ai responsabili anticorruzione attraverso ad esempio le segnalazioni, no? Ecco, questa è una classica norma che in qualche modo in una situazione neutra vedrebbe tutti d'accordo, tutti sarebbero appunto in qualche maniera disponibili a prestare collaborazione e a segnalare eventualmente comportamenti in violazione o comportamenti corruttivi, da un punto di vista, diciamo, della teoria, ma poi in pratica sappiamo che questo non succede quasi mai. E non succede quasi mai soprattutto perché agiscono queste forze ed una di queste, la più potente, è proprio la paura. Cioè, se segnalo questo comportamento, mi succederà qualcosa di negativo. Quindi, quando in questa situazione, chiaramente, la dinamica è tra dipendente e dirigente, cioè se il dirigente in qualche maniera mette in opera delle ritorsioni nei confronti del potenziale segnalatore, siamo in una di quelle situazioni in cui la leadership influenza enormemente il comportamento dei dipendenti. Un'altra situazione potrebbe essere quella del diritto, cioè quando un soggetto, un dipendente, non si sente valorizzato rispetto ad esempio, alla propria performance, alla propria qualità lavorativa e quindi mette in atto comportamenti non etici o violazioni perché sente di meritare qualcosa di più. Anche in questo caso la dinamica con la leadership è molto evidente perché la valorizzazione è sempre legata a quello che la leadership appunto fa, è il leader che valorizza o non valorizza. Così come per la rabbia, sono arrabbiato e siccome non posso esprimere quello che ho dentro, agisco in maniera non etica, in violazione delle norme. Anche in questo caso la rabbia può essere nei confronti del leader. Siamo in una classica situazione di controdipendenza, cioè quando una persona mette in atto dei comportamenti che non dipendono dalla propria posizione etica, dalle proprie scelte, ma dipendono dal comportamento degli altri, in questo caso della leadership. Ok, questi sono solo alcuni esempi di come la leadership in realtà influenza moltissimo e anzi è preponderante.
Allora, scusate un secondo. Allora, un'altra cosa che spesso viene in qualche maniera equivocata è il fatto di pensare che per avere una leadership etica sia sufficiente avere un leader integro, cioè una persona onesta al comando. Questo è un tipo di ragionamento molto comune e potrebbe essere anche giustificabile, nel senso che spesso quando io ho messo questa slide in situazioni appunto di formazione, molti mi hanno detto: ma magari avessimo, diciamo, persone oneste al comando, già quello sarebbe sufficiente. In realtà per avere una leadership etica c'è bisogno di più di avere un leader integro, cioè di una persona integra. E vediamo come in questa slide io vi metto un po' quali sono le caratteristiche di una persona virtuosa, impegnata, integra, che sono appunto integrità, onestà, affidabilità, eccetera, eccetera. Però secondo appunto i ricercatori che hanno messo a punto questo concetto di leadership etica, probabilmente c'è bisogno di qualcosa in più, e cioè che per avere una leadership etica occorre che la dirigenza o la politica venga percepita come riferimento etico, perché la differenza grande sta nell'azione di role modeling, cioè nell'azione di essere esempio attraverso azioni visibili. E questa è la differenza, cioè uno è leader etico quando è di esempio attraverso azioni visibili. Cioè, non basta solo prendere delle decisioni in base appunto a valori etici, all'integrità e onestà, che già è tanto, insomma, questo lo capisco benissimo, ma bisogna anche in qualche maniera rendere queste operazioni visibili, rendere visibile il fatto che tu stai prendendo una decisione in base a dei valori etici, dei valori che in qualche maniera rappresentano il perseguimento dell'interesse pubblico. Questa visibilità di queste azioni è l'elemento, diciamo. Quindi non bisogna solo prendere decisioni etiche, bisogna anche spiegarle ai propri collaboratori. Bisogna saperle collegare agli obiettivi dell'unità organizzativa. Bisogna saper illustrare il proprio sistema di valori, che è una cosa un po' diversa, è una cosa sicuramente più difficile da fare, insomma, in qualche maniera. Ora veniamo alla slide che chiude un po' il percorso, questa prima parte, diciamo, del percorso che volevo fare con voi oggi, che in qualche maniera è anche una slide abbastanza, come dire, in divenire, nel senso che man mano che andiamo avanti troviamo appunto stili di leadership diversi che vengono in qualche maniera, si aggiungono a queste e determinano un pochino mi accompagna, insomma, nella creazione di questi percorsi formativi. Sono vari stili di leadership che io ho preso non tanto a caso, nel senso che ho voluto in qualche maniera selezionare tra gli innumerevoli stili di leadership quelli che a mio avviso io osservo più spesso all'interno delle amministrazioni con cui vengo a contatto, insomma, quello che osservo maggiormente. E a parte diciamo, la parte sinistra e la parte destra, che sono situazioni un po' più estreme, all'interno di queste due linee tratteggiate io osservo una quantità di stili di leadership che in qualche maniera potrebbero essere ricondotti a queste tre forme qui. Quindi partirei dalla parte sinistra, nel cosiddetto fallimento etico, e lo stile di leadership che viene chiamato, almeno io ho chiamato leadership collusa. In questo stile di leadership che ho sintetizzato con il motto "Qui si fa a modo mio", voglio sottolineare che in alcune situazioni di leadership il leader in qualche maniera mette in atto delle dinamiche micro-organizzative volte a detenere, a mantenere un sistema di relazione e di potere che in qualche maniera lo estromettono dalle regole comuni del gioco. È normale, normale non tanto, insomma, ma osservo spesso e volentieri situazioni in cui ci sono microrganizzazioni all'interno appunto dell'amministrazione
che sono sottoposte a un potere molto forte. Ci sono esempi di leader che hanno, di dirigenti che hanno incarichi, molteplici incarichi che sono difficilmente rimovibili. Perché? Perché hanno messo negli anni, nel tempo, a disposizione, diciamo, la loro capacità relazionale, in questo senso negativa, però hanno tessuto delle relazionalità così tanto diffuse che in qualche maniera ci stanno un po' tutti dentro. E questa tipologia di leadership, in qualche maniera, io l'ho chiamata eticamente fallita perché chiaramente persegue interessi illeciti, privati e utilizza la leadership per promuovere prassi non etiche. Quindi io l'ho messa, diciamo, nel margine sinistro, quindi all'esterno di questa tipologia, proprio per sottolinearne, mi auguro, insomma, anche l'esiguità dal punto di vista dei numeri. Però non lo so, questa è una cosa che dipende da amministrazione ad amministrazione. Però io lo osservo, qualche volta l'ho osservato. Qui si fa a modo mio, cioè qui vale la regola mia, non la regola del codice di comportamento, non la regola della legalità. Qui è il mio sistema di relazioni che conta. E quindi immaginate lavorare in questo clima, che tipo di orientamento, di influenzamento ha il proprio comportamento. Insomma, chiaramente c'è un'influenza molto forte ed è un'influenza sicuramente negativa. Passando poi all'interno delle situazioni a rischio di fallimento etico, partiamo da un stile di leadership che io osservo molto spesso, è la cosiddetta leadership passiva, altrimenti denominata laissez-faire, cioè lasciar fare. E il motto che ho utilizzato è: ognuno risponde delle proprie azioni. Quante volte abbiamo sentito questo tipo di risposta? Cioè, quando il leader in qualche maniera, fermo restando le responsabilità personali, di fronte a una violazione di una regola, in qualche maniera se ne distanzia, pensa che non sia un problema suo, chiaramente violazione di una regola che avviene all'interno del proprio gruppo di lavoro. Se ne distanzia e ritiene che, appunto, che l'unico problema è in capo a chi ha in qualche maniera violato la norma. Però quel che succede, io ho detto, è al rischio di fallimento etico perché può incorrere, perché non presidia né gli obiettivi né i comportamenti dei suoi collaboratori. In questo è lasciar fare, no? In qualche maniera. Tutti abbiamo un codice di comportamento, tutti sappiamo quali sono le regole, tutti sappiamo cosa è giusto e cosa è sbagliato. Quindi, se tu sbagli, se un mio collaboratore sbaglia, è una sua responsabilità personale. Io non voglio avere nulla a che fare e non evidenzio nemmeno un problema rispetto a questa cosa qui. Ok, questa è la prima, diciamo, tipologia o stile di leadership che io osservo frequentemente in questo. L'altra cosa è il leader orientato all'obiettivo. All'interno delle amministrazioni spesso osserviamo questi dirigenti, componenti dirigenziali o politica, dipende un po' da quello che avete, che vanno dritti allo scopo, senza in qualche maniera far troppo caso al clima organizzativo, a quello che succede all'interno del proprio gruppo. Questa tipologia di leader può incorrere in qualche modo in un fallimento etico laddove non promuovesse il benessere del gruppo di lavoro. Questo tipo di leadership può sfociare in una leadership autocratica, causando problemi di motivazione e boicottaggio. Abbiamo già visto che uno dei problemi potrebbe essere proprio il fatto che le persone sentono di non aver diritto. Anche questo è un stile di leadership che io osservo moltissimo all'interno delle organizzazioni. Cioè, delle persone, dei soggetti che interpretano il loro ruolo di leadership, tutto orientato all'obiettivo. Talvolta però l'obiettivo può in qualche maniera nascondere, diciamo, delle tentazioni a violare le norme per poter raggiungere l'obiettivo. Cioè, l'obiettivo diventa l'unica vera ragione di lavoro e non il rispetto delle regole. In questo caso, il comportamento può essere influenzato appunto nel stressare le regole in qualche modo per arrivare all'obiettivo e quindi qualche volta potrebbe capitare che bisognerà violarle queste regole.
Il terzo tipologia stile di leadership è il cosiddetto leader trasformativo, con il motto cambiamo il mondo, no? Quante volte l'abbiamo sentito? Qual è la caratteristica di questa leadership? Un leader di questo tipo giustifica in qualche maniera i suoi comportamenti in base al mandato che gli è stato affidato. Questo lo troviamo spesso nella politica, cioè nella politica spesso sentiamo dire, e dai leader politici sentiamo dire, siccome mi hanno votato le persone, posso fare qualsiasi cosa, diciamo. Sostanzialmente andiamo più o meno, sentiamo qualche volta affermare questa cosa, cioè che il mandato popolare, il mandato che potrebbe essere popolare, ma potrebbe essere anche dirigenziale, no? Bisogna vederlo in maniera allargata, è talmente forte che, è giustificabile anche una violazione di una norma, di una legge. Quindi, il leader trasformativo può incorrere in fallimento etico laddove ritenesse erroneamente che il suo operato sia giustificato dall'importanza del cambiamento da realizzare per il proprio gruppo e tale responsabilità supera i costi morali dell'allontanamento dagli standard etici. Anche questa è una tipologia di leadership molto che io osservo molto, insomma, che in qualche maniera nel rapporto politica e dirigenza in Italia esiste molto lo spoil system nell'interpretazione italiana, perché non è che lo spoil system di per sé è negativo o positivo, ma nell'interpretazione italiana forse noi siamo andati un po' su questo tipo di leadership. Quindi queste sono un po' le leadership che io ho messo a rischio di fallimento etico, che io osservo, ma che in qualche maniera non soddisfano le caratteristiche di una leadership etica, perché tutte e tre potrebbero in qualche maniera operare un influenzamento nei confronti dei propri gruppi di lavoro verso violazioni di norme. Invece la leadership etica, facciamo ciò che è giusto, l'ho messa un po' come riferimento finale. È del leader che presidia gli standard etici, ed è di esempio, quindi role modeling, come dicevo prima, per il proprio gruppo di lavoro. E soprattutto la questione legata alla leadership etica è che in qualche modo, nonostante le pressioni che riceve, in qualche modo mantiene una barra sul proprio sistema di valori e sul sistema di valori dell'organizzazione, che, come ricordavo anche precedentemente nello scorso webinar, è la tutela dell'interesse pubblico in prima battuta e la tutela dell'onorabilità e dell'immagine dell'amministrazione in seconda battuta, però le due cose vanno insieme. Quindi il leader etico presidia questi due riferimenti, questi due elementi. Ok. Per concludere, diciamo che per fare un po' una somma di comportamenti di un cosiddetto leader etico, dovrebbe avere questo tipo di comportamenti. Intanto chiarezza nelle regole, fissare standard etici. Ha la responsabilità di fissare le regole, nel senso, chiaramente ci sono anche regole che provengono dall'organizzazione, ma in qualche maniera le fissa, nel senso che le comunica, le rende chiare, di farle conoscere ai propri collaboratori e laddove possibile le integra. Poi agire ed essere riferimento etico. Questa è la chiave, cosiddetto role modeling. Deve agire attraverso una condotta in linea con le regole fissate, attraverso azioni individuali e relazioni interpersonali. Dare voce ai collaboratori, promozione appunto di una comunicazione bidirezionale, e poi la cosa ancora importante è sanzionare e premiare, perché molti degli equivoci nascono dal fatto che appunto non si debba né sanzionare né premiare, o si faccia poco spesso questa attività qui, ma una delle responsabilità della leadership è proprio questa: utilizzo responsabile di rinforzi positivi e negativi. Non è solamente sanzionare, ma anche premiare e saperlo fare. Considerare le implicazioni etiche delle scelte, costante riferimento alle implicazioni derivanti dai processi decisionali. Questo è fondamentale. Cioè, quando si prende una decisione e si ha un gruppo di collaboratori, bisogna sempre spiegare perché quella decisione è stata presa, quali sono i principi e i valori che stanno dietro quella decisione, affinché gli altri possano in qualche maniera condividerla. Ok. Come avevo promesso, prima di passare alla seconda parte,
vi chiederei se avete delle domande rispetto a queste slide, vi metto un po' queste che sono più significative, se vi vengono in mente cose da chiedermi, lo potete fare adesso, perché poi andiamo un po' più approfonditamente sulle qualità etiche dell'organizzazione che l'altra volta abbiamo solo toccato marginalmente. Io provo a vedere se c'è qualcuna. Massimo, scusami, ci sono alcune domande, non so se riesci a leggere la chat, se le ho Sì, inserite in ok. chat. Allora, Poi le... Loretta ci chiede, a proposito di anticorruzione, è etico nominare come responsabile della prevenzione della corruzione gli stessi che gestiscono gli appalti, eccetera? Come si può regolare ciò? Cioè, come si regola? Allora, adesso io non so la specifica situazione, però è chiaro che nei limiti del possibile, perché poi ci sono chiaramente molte incongruenze anche all'interno della stessa legge. Bisognerebbe nominare appunto responsabile anticorruzione non un soggetto terzo, perché è impossibile avercelo, però un soggetto che in qualche maniera ha la possibilità di svolgere un compito di controllo e non tanto di esecuzione, no? Quindi sicuramente chi gestisce un appalto, comunque chi sta all'interno di un ufficio degli appalti, lo vedo un po' strano che possa fare appunto responsabile prevenzione della corruzione, però non conoscendo specificamente la situazione non posso certamente dire, insomma, non posso dire di più, però sicuramente no, mi sembra strano. Normalmente il responsabile prevenzione della corruzione appunto deve essere qualcuno che ha all'interno dell'amministrazione un compito di controllo, no? Di monitoraggio, controllo. Infatti molte delle ASL con cui abbiamo avuto a che fare nel corso avevano nominato responsabile prevenzione della corruzione, ad esempio, chi stava all'interno dei sistemi ispettivi, dei settori appunto, legati all'ispezione, no? E quello era pertinente perché infatti le competenze ispettive erano molto, molto importanti in quel senso. Allora, Luciano Mancinelli ci chiede, il termine etica viene forse preso in senso assoluto, fare ciò che è giusto, sempre il giusto sia veramente la scelta migliore. Vorrebbe dire collocarsi in un sistema DPA dove lo standard è solo e soltanto etica. Siamo realmente convinti che sia realizzabile? Il rischio è la creazione di aree di amministrazione con standard diversi. Allora, rispetto a questo è importante questa domanda perché mi permette, credo, di chiarire un po' di cose su che cosa intendiamo per etica, perché insomma, evidentemente è una parola talmente grande, talmente piena di significati che a me sinceramente spaventa un po', anche perché spesso quando si parla di etica in qualche modo si entra dentro situazioni che spesso degenerano nel moralismo in qualche maniera, cosa che io vorrei del tutto evitare. Io quando faccio riferimento all'etica della pubblica amministrazione faccio riferimento, come dicevo prima, a due cose sostanzialmente, la tutela dell'interesse pubblico e la tutela dell'immagine e dell'onorabilità della pubblica amministrazione. La seconda cosa è abbastanza dentro la prima, quindi in realtà potrebbe essere semplicemente tutela dell'interesse pubblico. Quindi questa per me è l'etica all'interno dell'etica del public servant, del civil servant inglese. Altri standard etici io sinceramente faccio fatica un po' a non ricondurli a questo, insomma. Cioè, secondo me se qualcuno lavora all'interno della pubblica amministrazione e non ha questa come faro, diciamo, come elemento che discrimina il suo operato e il suo lavoro, io faccio sicuramente fatica a collocarlo all'interno della pubblica amministrazione. Sul fatto che sia realmente realizzabile sono totalmente d'accordo, cioè io non penso che queste sollecitazioni abbiano, diciamo, un effetto nell'immediato, nemmeno nel medio periodo o nel lungo periodo, però io credo che sia importante comunque porsi questo tipo di obiettivo, insomma, o semplicemente migliorare quella che secondo me in questo momento è una situazione un pochino difficile.
Mirella Sale, quali sono gli standard etici di riferimento del leader etico? Etici, filosofici, religiosi, ideologici, politici? No, sono sempre quelli. Tutela dell'interesse pubblico. Allora, da che cosa viene un po' questa idea qui? Anticipo forse qualcosa che diciamo nel prossimo webinar e riprendo anche cose dette forse nel primo webinar. La tutela dell'interesse pubblico, come dicevamo prima, è il faro, no? E questo è un elemento che noi possiamo prendere da situazioni, dalla storia della filosofia, anche da situazioni legate alla propria religiosità o alla propria ideologia, alla propria politica, ma tutte queste cose qui, tutti questi elementi devono ricondurre comunque alla tutela dell'interesse pubblico. Quindi per me quello è il sistema di valori che è contenuto, se voi vi leggete i primi tre articoli del codice di comportamento, stanno lì dentro, insomma, in qualche maniera, stanno racchiusi tutti lì dentro. Sono gli standard etici che l'ordinamento giuridico italiano ci pone. Adesso io non ce li ho qui sotto, però. Per esempio, se voi prendete le policy di whistleblowing, alcune di quelle che in qualche maniera sono state prodotte anche a seguito del corso che abbiamo fatto con il Formez lo scorso anno, fanno riferimento anche queste a standard etici che sono, per esempio, collegati a un esempio per tutti, è il dovere di prestare collaborazione con il responsabile anticorruzione. Quello, per esempio, è un altro standard etico che io sicuramente promuovo e in qualche maniera il leader etico deve promuovere all'interno del proprio gruppo, che è legato alla trasparenza. Rispetto a questo possiamo poi fare riferimento alle 7 qualità etiche dell'organizzazione di cui parleremo fra pochissimo. Quindi potremmo in qualche maniera inserire questo all'interno di queste 7 aree, però ne parliamo fra pochissimo. Ok, che fare quando il fare ciò che è giusto si scontra con norme giuridiche non ispirate allo stesso criterio? È qui che nasce il cosiddetto dilemma etico, giusto? Che è alla base, appunto della formazione valoriale di quello di cui parleremo la prossima volta. Allora, per il leader etico, perché noi stiamo parlando di leader etico, quando fare ciò che è giusto si scontra con norme giuridiche non ispirate allo stesso criterio, è opportuno in qualche maniera rifarsi al proprio sistema di valori e in qualche modo fare di tutto per far sì che quel proprio sistema di valori prevalga rispetto a ciò che le norme giuridiche non sono, se non sono ispirate a questo criterio, è importante che appunto che il leader etico lo faccia presente in qualche maniera e faccia valere il proprio sistema di valori. Questo succede spesso quando soprattutto dalle sollecitazioni dall'alto vogliono far arrivare ad ottenere degli obiettivi anche spesso meritevoli, ma in qualche maniera andando un po' oltre le regole, cioè forzando le regole. Ecco, in quel momento il leader etico si interroga e sorge nel suo animo quello che noi chiamiamo il dilemma etico di seguire le direttive o in qualche maniera far valere un sistema di valori diverso. È lì che va fatta una mediazione, il leader etico deve essere in grado di saper gestire questa mediazione sia nei confronti della propria dirigenza sia nei confronti del proprio gruppo, senza dover rinunciare però al proprio sistema di valori, perché quello è l'elemento fondamentale. Ok, quali strumenti propriamente etici deve usare il leader per la misurazione della performance? Esatto, questo è un argomento importante perché è un po' di tempo che stiamo provando con scarsi risultati, devo dirlo, a immaginare una valutazione della performance integrando questa valutazione con elementi etici. Per esempio, faccio un esempio abbastanza, che però è un esempio che non vedo applicabile ancora sostanzialmente. Cioè, valutare, come dire, valutare un proprio dipendente, essendo in una posizione dirigenziale,
sulla base, per esempio, del fatto che abbia segnalato un comportamento che ha osservato, un comportamento illecito che ha osservato. Ora, noi sappiamo che succede esattamente il contrario in questo momento, cioè che quando un dipendente segnala un comportamento illecito, spesso è causa di ritorsione, soprattutto dai propri dirigenti, che vedono questa segnalazione come una forma di, in qualche maniera, di andare un po' oltre il proprio operato. Invece noi pensiamo che questi sono proprio i tipici comportamenti che vadano premiati all'interno di un sistema di misurazione della performance. Ma voi capite bene quanta distanza c'è tra questo e quello che poi effettivamente osserviamo. Non so se ho reso l'idea, insomma, però come questa cosa qui ce ne sono tanti altri di comportamenti etici che in questo momento non vengono assolutamente presi in considerazione dalla misurazione della performance. L'idea è di creare un sistema di indicatori che ci permetta, di indicatori etici, chiamiamola così, che ci permetta di misurare questa cosa qui e di premiare le persone che effettivamente si comportano eticamente, sostanzialmente. Allora, un'altra domanda. Mi chiedo se il leader orientato all'obiettivo e quello trasformativo possono rappresentare una soluzione ad una reale transizione al leader etico. Sì, nel senso che sicuramente vanno in quella direzione, sicuramente più degli altri. Io sinceramente trovo molto fastidioso l'atteggiamento del leader che lascia fare, insomma, che in qualche maniera pensa che il problema siano degli altri, però sicuramente il leader orientato all'obiettivo, il leader trasformativo stanno in una direzione, manca questo elemento, manca l'elemento appunto, soprattutto nel leader trasformativo, di non andare oltre le regole e i valori etici, per arrivare o all'obiettivo o al cambiamento, diciamo, per cui siamo stati chiamati a quel ruolo. Insomma, sì, però comunque è in qualche maniera queste due figure, queste due serie di leadership possono transitare verso una leadership etica, se sì, opportunamente formate ed accompagnate, mentre le altre due no, questo sicuramente. Le altre due hanno a che fare con leader che dovrebbero essere rimossi, dal mio punto di vista. Ok. Allora, in uno stato a diritto amministrativo il principio di legalità coincide con l'etica. Allora, questo è importante. No, secondo me no, nel senso che vi farò vedere la prossima volta una slide, secondo me molto significativa, sul fatto che esiste uno spazio giuridico e uno spazio etico. In uno stato a diritto amministrativo come il nostro, lo spazio giuridico è in qualche maniera preponderante rispetto allo spazio etico. Esistono normative, leggi, regolamenti per quasi tutti i comportamenti, mentre esiste uno spazio molto risicato per il ragionamento, per il cosiddetto spazio etico, per il ragionamento su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. In questa tipologia di stati, di diritti amministrativi, così come il nostro, è molto, in qualche maniera, lo spazio etico è molto compresso. Esiste un piccolissimo spazio etico, perché tutto è completamente normato, c'è una legge per qualsiasi cosa. E questo potrebbe far sembrare che appunto, il principio di legalità coincida con l'etica, ma vi assicuro che esiste spazio per il dilemma etico, esiste spazio per la manutenzione del proprio spazio etico, esiste ancora spazio per il ragionamento su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Dobbiamo in qualche maniera cercare di limitare questa preponderanza del regolare, del regolamentare, quello che l'altra volta chiamavamo il delirio normativo in qualche maniera. Però sicuramente in altri ordinamenti giuridici lo spazio del comportamento etico e lo spazio della legalità sono ben proporzionati. Lo vedremo meglio la prossima volta, se avete pazienza ve lo faccio vedere con una slide assolutamente esemplificativa.
Allora, quello che ancora non riesco a situare nel rapporto con il leader etico è la figura del whistleblower. Non si rischia di riproporre la figura negativa dei capò? Sì, si rischia assolutamente, se non viene spiegato bene che qual è il significato del whistleblowing, che non è legato. In realtà il whistleblowing funziona bene e ha un suo senso quando accanto al whistleblowing si fa un'intensa promozione e formazione sui valori etici e sulla legalità all'interno di un'amministrazione. Se il whistleblowing è l'unica arma a disposizione del responsabile, è l'unico sistema di trasparenza interna, rischiamo di stare effettivamente in uno stato di polizia. Ma perché il whistleblowing funziona bene insieme alla formazione valoriale, quindi ai codici di comportamento e al ragionamento, alla manutenzione dello spazio etico di cui abbiamo tanto parlato? Perché le persone non sono tutte uguali. Per alcune persone c'è spazio per il ragionamento, per formarsi, per migliorare. Per altre persone questo spazio non c'è o non c'è più, o non c'è in un determinato momento. E noi non possiamo mettere a repentaglio l'amministrazione per aspettare che queste persone in qualche maniera cambino idea o si allineino o comunque cerchino di rientrare all'interno della legalità. Quindi in realtà il whistleblowing funziona solo come extrema ratio nelle situazioni davvero difficilmente recuperabili, in cui appunto no, il dialogo e il ragionamento e la manutenzione dello spazio etico non ha più senso, non funziona più, o comunque non ha dato i frutti sperati, insomma. In quel senso, per esempio, vi faccio l'esempio di quando appunto sono state associate all'adozione di policy di whistleblowing dei momenti di informazione e sensibilizzazione. Vanno di pari passo queste due cose. Va fatta una profonda e approfondita azione di comunicazione, di informazione e sensibilizzazione nei confronti del whistleblowing. E questo deve fare soprattutto la leadership. La leadership in primis dovrebbe comprendere questo tipo di situazione. Allora. Allora, andiamo un po' avanti perché credo che mi sono. Lo deve fare la Viviana. Meno male, Viviana, siamo d'accordo. Allora. Maria Chantal Chiaudani dice che, se non sbaglio, diversi paesi di cultura anglosassone, certo Olanda e Finlandia, hanno creato sistemi di valori etici pubblici collegati alla performance. Allora, chiunque lo sapesse, noi lo stiamo cercando come il Santo Graal questa cosa, perché è una cosa che ci interessa molto, evidentemente, perché secondo noi, e quindi vi chiedo, se sapete qualcosa, fatecelo, segnalateci, usate la comunità di integrità per segnalare questa cosa qui, perché è uno degli elementi più interessanti di sviluppo futuro, cioè come inserire all'interno della performance indicatori legati all'etica delle persone, cioè come premiare le persone che si comportano, diciamo, meglio e sono orientate anche a livello di role modeling, cioè di esempi per gli altri, e come invece sanzionare le persone che stanno dall'altra parte. Quindi se qualcuno conosce situazioni, indicatori, però devono essere indicatori molto realistici, quantitativamente e qualitativamente inoppugnabili, perché sapete bene che un sistema di misurazione della performance deve essere basato su indicatori cosiddetti smart, e quindi devono essere indicatori piuttosto importanti. Quindi Maria Chantal, se tu ne conosci qualcuno, sarebbe il caso che tu ce lo dicessi, insomma, perché siamo molto interessati a questo. Esatto, sì, perché siamo ancora, negli studi che ho fatto io, siamo ancora molto lontani da questo tipo di indicatori, realmente oggettivi e non influenzabili. Ok. Mi sembra che abbiamo risposto un po' a tutto. Non so, Paola, se vuoi. Guarda, le opinioni a proposito sono. Io userei veramente la comunità integrità. Scrivi un post breve, quello che vuoi tu,
in cui ci dici appunto rispetto a questa cosa quali sono le tue conoscenze, ci metti dei riferimenti e noi proviamo a metterci le nostre. Dopodiché proviamo anche un giorno, perché poi guarda, ti faccio l'esempio di come sono nate le policy di whistleblowing, questi strumenti, di queste procedure insomma, che tutelano il potenziale segnalatore, no? Che l'anno scorso io ho fatto uno studio sulle policy inglesi, le abbiamo condivise con i nostri responsabili di prevenzione e corruzione nel corso di formazione e dopo 6 mesi sono cominciate a uscire nelle ASL italiane. Adesso ce ne stanno circa una decina. Ce n'è una addirittura la regione siciliana l'ha adottata, che è stato un momento importante secondo me. Ecco, perfetto. Quindi Maria Chantal, tu sei il nostro punto di riferimento per questo elemento che è di grande interesse, perché se lo riuscissimo a fare, è chiaro che le persone si muovono anche per incentivi economici, quindi se noi premiamo le persone anche economicamente, le persone saranno più orientate a comportarsi in quel modo. Allora, in Sicilia l'amministrazione regionale ha adottato una policy di whistleblowing. La leggete, la trovate all'interno di amministrazione trasparente, altri dati, corruzione, quindi sezione corruzione, ci sono le delibere che sono state approvate alla fine di aprile. Ce ne sono cinque. All'interno di queste cinque delibere ce n'è una dedicata proprio al whistleblowing. Ok. Esatto, c'è stato un webinar di Formez che ho condotto io su whistleblowing in 4 ASL, in cui dicevamo proprio questo. Ok, se siete d'accordo, gli ultimi 15 minuti vi faccio una carrellata su quello che l'altra volta non siamo riusciti tanto a fare, e sono le cosiddette qualità etiche. Ve le vorrei spiegare un pochino nel dettaglio, un pochino di più nel dettaglio. Partendo anche, perché ho visto che voi avete un'immediata percezione del collegamento con i piani triennali anticorruzione, quindi vi faccio vedere questa slide che riguarda mette diciamo in qualche maniera a sistema le 7 qualità etiche secondo Mewell Kapteyn di un'organizzazione e le misure del piano triennale anticorruzione. Allora, noi abbiamo l'altra volta ho parlato molto della chiarezza e in qualche maniera io la ritrovo nello spirito di come ce la siamo raccontata, soprattutto nel codice di comportamento, nell'ambiente, cioè nella costruzione dell'ambiente, nella formazione valoriale e nella formazione contenutistica. Quindi ognuna di queste qualità etiche potrebbe essere associata eventualmente a una misura del piano triennale anticorruzione. La trasparenza, per esempio, mi sembra evidente che può essere associata al whistleblowing, che è uno strumento, è una misura cosiddetta di trasparenza interna molto forte. Trasparenza come controllo. Ok, allora partiamo dalla chiarezza, perché l'abbiamo vista precedentemente. La chiarezza è la virtù, la qualità di rendere, diciamo, le regole contenute nei famosi codici di comportamento più chiari possibili, nel momento in cui serve adottarle queste regole. Qua vedete, un esercizio che io ho fatto, sempre derivato da Kapteyn, e ho cercato di trovare alcuni indicatori per misurare la qualità della chiarezza. Ora, rispetto alla chiarezza è abbastanza semplice, perché poi tutto sommato basterebbe chiedere ai nostri dipendenti se gli sono state spiegate alcune cose, alcuni comportamenti, alcune regole, quali sono le aspettative rispetto ad alcuni comportamenti. Per esempio, mi è stato spiegato come utilizzare le attrezzature di lavoro in modo responsabile. Il riferimento è l'articolo 11 del codice di comportamento, no? Sull'utilizzo responsabile delle proprie attrezzature di lavoro. Quindi posso tranquillamente fare, rispetto alla chiarezza, un'indagine interna in maniera abbastanza rapida, chiedendo, se io fossi un leader di un gruppo, ai componenti del mio gruppo
se secondo loro gli è stato spiegato, eventualmente ci sono state spiegate le regole di comportamento. Qui vedete qualsiasi tipo di regola, dai doni legali, altre utilità, anche per esempio la gestione dei conflitti di interesse. E infine anche come segnalare il comportamento fraudolento di un altro collega. Quindi questo potrebbe essere un indicatore, questo potrebbe essere un gruppo di indicatori che possiamo, con cui possiamo misurare la qualità della chiarezza all'interno delle nostre organizzazioni. Ok? Questa è la chiarezza. La fattibilità, allora. Un'altra virtù molto importante, cioè quanto la leadership sa creare le condizioni affinché i comportamenti dei dipendenti possano effettivamente conformarsi alle sue aspettative. Quindi, da una parte, la chiarezza ci dice quali sono le mie aspettative in quanto leader di un gruppo. Dall'altra, la fattibilità è come faccio in modo che queste mie aspettative possano effettivamente, essere raggiunte. Quindi la fattibilità sta in questo senso qui. Risorse informative, tempo, risorse strumentali e competenze adeguate per portare a termine responsabilmente un lavoro. Qui stiamo parlando soprattutto di performance, no? Se i dipendenti hanno poco o nessuno spazio per realizzare i loro compiti in maniera responsabile, aumenta il rischio di comportamenti non etici. Qui Kapten fa riferimento al fatto che i comportamenti corruttivi o non etici sono preponderanti in due situazioni, l'emergenza e la disorganizzazione. Queste sono le due situazioni in cui prospera come dire, la violazione delle regole. Ed è abbastanza intuibile anche perché spesso questa emergenza e questa disorganizzazione non sono frutto di condizioni climatiche o di contesto, ma sono proprio cose che vengono ad arte. Prodotte per poter poi gestire appunto una situazione in cui i controlli sono più bassi. Quindi emergenza e disorganizzazione sono i nostri nemici e un leader questo lo deve sapere, cioè il fatto che una persona organizza il proprio gruppo di lavoro in maniera superficiale e mette le persone appunto in situazioni di emergenza e disorganizzazione può comportare rischi di violazione di regole. Questo deve essere chiaro per un leader, quindi la responsabilità di un leader è anche questa. Questi sono gli indicatori che io ho utilizzato e con cui voi potete eventualmente misurare il vostro contesto organizzativo. Uno su tutti è chiedere ai vostri dipendenti se gli è stato mai chiesto di fare cose che sono in conflitto con la propria coscienza, al contrario al proprio sistema di valori. E poi tutto quello che riguarda invece le informazioni sufficienti per svolgere i compiti in modo responsabile, i mezzi adeguati, tempo sufficiente. Spesso si sottovaluta questa qualità etica della fattibilità, per cui si mette a disposizione dei dipendenti esiguità e scarsità di risorse strumentali e informative, e poi ci si lamenta che queste persone in qualche maniera violano le regole. Perché sono costrette, perché non hanno tempo, perché non hanno sufficienti conoscenze. Questo è molto importante. Un'altra virtù è la virtù dell'accompagnamento. Abbiamo visto chiarezza come chiarezza dei comportamenti che mi attendo, fattibilità come appunto misure che mettono situazioni, oggetti, tempo, risorse che mi mettono in condizione di adempiere a quei comportamenti. Sostegno, accompagnamento come sostegno che viene messo a disposizione dei dipendenti per ottenere determinati comportamenti etici, cioè in che grado l'amministrazione supporta e rafforza la capacità dei dipendenti di soddisfare le aspettative. E qui in inglese verrebbe commitment, non so se la conosce della parola, ma insomma riguarda soprattutto l'impegno che la microorganizzazione in cui io sono leader ha nei confronti del perseguimento delle norme e dei principi etici di comportamento. È chiaro che all'interno di una microorganizzazione in cui tutti sono impegnati a perseguire e tutelare l'interesse pubblico e quindi l'interesse dell'amministrazione, sono orientato anch'io a tenere un determinato tipo di comportamento. Okay. La trasparenza, qualità fondamentale.
La virtù della trasparenza è definita come il grado in cui il comportamento di un dipendente, quindi dirigente o funzionario, e le sue conseguenze sono percepibili da coloro che possono intervenire su di esso, vale a dire i colleghi, i superiori e i subordinati. Qui entriamo nel tema della trasparenza come controllo, del whistleblowing, che ha come riferimento però questa qualità della trasparenza, cioè il fatto che all'interno di un gruppo di lavoro i comportamenti delle persone siano visibili, non esistano spazi oscuri, per cui le persone all'interno del gruppo di lavoro siano in grado di osservare eventuali comportamenti in violazione delle regole di qualche altro collaboratore, funzionario, dirigente. E qui io, rispetto alla trasparenza, c'è tutta una lezione che si chiama Trasparenza e Trasparentismi, che parte, tra l'altro, risponde anche alle perplessità di prima sul whistleblowing, di come la trasparenza come controllo debba sempre andare in linea con la trasparenza come integrità, cioè come apertura di un individuo. Però chiaramente non abbiamo tempo di affrontare questa cosa qui, vi rimando eventualmente alle slide che si chiamano Trasparenza e Trasparentismi. Se le cercate le trovate, c'è anche un articolo che ho scritto su questo. Gli indicatori sono questi. Come vedete, sono indicatori sempre rivolti al fatto che uno possa osservare e scoprire comportamenti illeciti di altri funzionari o dei dirigenti. Quindi, se un collega all'interno del mio ambiente di lavoro pone in essere un comportamento illecito, il dirigente lo scoprirà certamente e via di seguito. Ok, questa è la trasparenza. Oh, questa è la virtù della possibilità di discutere. Questa è in assoluto una delle più importanti, anche spesso le più difficili da trovare nelle organizzazioni, e che fa riferimento a quella di cui parleremo soprattutto la prossima volta sulla manutenzione dello spazio etico delle persone, cioè la possibilità per i dipendenti pubblici di sollevare e discutere questioni etiche. Quindi quando sorge un dilemma etico, che cosa succede all'interno di quel gruppo di lavoro? Se ne può parlare? Se qualcuno ha dei dubbi su come comportarsi, perché magari gli vengono fatti pressioni per comportarsi in un modo che è sostanzialmente un modo che viola le regole, sorge un dilemma, se ne può parlare? Se qualcuno sbaglia, che succede all'interno di quell'organizzazione? Quell'errore viene messo, diciamo, all'interno, viene processato da quel gruppo di lavoro come elemento di conoscenza o viene semplicemente valutata negativamente quella persona ed esclusa e marginalizzata? Questa è chiaramente una qualità fondamentale perché è da qui che poi appunto si può arrivare a quello che chiamo la manutenzione dello spazio etico delle persone, a ricominciare a far pensare le persone. Se i dipendenti hanno l'abitudine a discutere dei loro dilemmi, il loro ambiente di lavoro verrà vissuto come un luogo sicuro in cui le questioni etiche possono essere sollevate senza timore di essere vittimizzate. Questi sono gli indicatori che ho trovato. Quindi nel mio ambiente di lavoro c'è ampia possibilità di discutere dei dilemmi etici. Allora, il dilemma etico, faccio riferimento, facciamo un esempio banalissimo, insomma, appunto. Il più stupido che c'è in assoluto, utilizzare la fotocopiatrice per fotocopiarsi un libro. Chiaramente c'è una regola che dice che non si può fare, però all'interno, di un gruppo di lavoro è successo che una volta un funzionario ha fatto questo tipo di comportamento. Che cosa è successo? Quando è stato scoperto, è stato chiaramente sanzionato in qualche misura. Diciamo, il leader di quel gruppo di lavoro, che ha eventualmente sanzionato questa situazione qui, invita le persone del proprio gruppo di lavoro e eventualmente anche la persona sanzionata a ragionare insieme su come sia stato possibile che, nonostante una regola chiara del codice di comportamento ci fosse, come sia stato possibile arrivare a quell'errore lì. Ancora più importante, se questa cosa qui è
È successa in via preventiva, cioè che se qualcuno prima di sbagliare, prima di ma ancora nella gestione del dilemma etico, sia andato dal capo e gli abbia chiesto cosa fare in riferimento a quel comportamento. Se il capo in qualche modo ha aperto una discussione all'interno del gruppo e si è trovata una soluzione etica condivisa, vabbè, allora in qualche modo la qualità etica della possibilità di discutere c'è stata. Quindi ci sono vari esempi di questa cosa qui. Ce ne sono esempi appunto molto banali come questo, nel senso che poi alla fine la violazione di una regola è abbastanza piccola, se vogliamo, però possono esserci anche situazioni molto più pesanti. Quindi questo è chiaramente molto legato alla possibilità che si ha all'interno di un gruppo di lavoro di esprimere le proprie opinioni. Quindi un leader etico non è solamente quello che abbiamo visto prima, ha tutte quelle caratteristiche lì, ma è anche una persona aperta al dialogo, che sa in qualche maniera processare le situazioni che ci sono quotidiane all'interno del gruppo di lavoro, quindi gli errori delle persone, ma anche i dilemmi etici che sorgono quasi quotidianamente. Questa è la virtù della possibilità di discutere. Altra virtù, siamo alla penultima virtù, è la virtù della sanzionabilità. Per cui appunto il leader etico è colui che in qualche maniera sente la responsabilità di sanzionare, che significa sanzionare positivamente con un premio e sanzionare negativamente con appunto una sanzione. La sanzionabilità si riferisce alla probabilità che ha un dipendente di essere punito per essersi comportato in maniera non etica e di essere premiato per essersi comportato in maniera eticamente corretta. Questo è fondamentale perché spesso questa cosa della sanzionabilità viene in qualche maniera disattesa dalla leadership, nel senso che non si prende in considerazione. E questi sono gli indicatori, come vedete ce ne sono molti. Ed è uno molto interessante che spesso leggo. Le persone di maggior successo all'interno del mio ambiente di lavoro sono coloro che si comportano in maniera eticamente corretta. Come vedete, questa virtù qui della sanzionabilità ha moltissimo a che fare con quello di cui parlavamo prima sulla performance, sulla valutazione della performance. Quindi, quando, insomma, se volete ragionare di valutazione della performance, sappiate che questa è una delle virtù o qualità etiche maggiormente importanti, più importanti all'interno di un'amministrazione guidata da un leader etico, diciamo. Ultimissima è di quella di cui abbiamo parlato anche oggi, la congruenza della componente dirigenziale e politica. Cioè, tu puoi stabilire tutte le regole che vuoi, ma se poi la leadership contraddice a queste aspettative, i dipendenti ricevono segnali incongruenti o incoerenti, l'abbiamo detto all'inizio. Questi sono gli indicatori. Per tutti, il mio dirigente politico non autorizzerebbe mai una pratica non etica o illegale al fine di raggiungere un obiettivo. Quando l'abbiamo misurata una volta, questa cosa qui è stata quella che ha preso i voti minori, insomma, cioè che si contraddiceva, nel senso che invece succede spesso il contrario, che si autorizzano pratiche non etiche o illegali anche al fine di raggiungere un obiettivo. Quindi leadership orientata all'obiettivo, vi ricordate nella slide? Questo è come poi si traducono in concreto quelle cose di cui parlavamo prima. Ok, questa è la slide che abbiamo visto prima. E mancano ancora, diciamo, alcuni minuti. Se volete, vediamo altre domande che avete fatto, perché diciamo, la trattazione è finita. Ecco, vediamo se c'è qualcosa. Vedo io. Ok. Allora, non sarebbe possibile, estendendo il campo di applicazione del whistleblowing, raccogliere sondaggi anonimi basati su indicatori etici riguardanti sia condizioni generali dell'ente di appartenenza che comportamenti specifici dei dirigenti leader? Sì, esistono modelli di rilevazione del grado di eticità e legalità dei funzionari e dei dipendenti di un'amministrazione pubblica. Esistono anche delle sperimentazioni e
Io 2 anni fa ho avuto il piacere di avere a che fare con l'autorità di audit della Regione Puglia, del Porfes, credo, della Regione Puglia, in particolare modo con la dottoressa Nunziata Angiulli, che credo ci ha anche seguito lo scorso webinar, e loro fanno riferimento ai fondi strutturali proprio questo tipo di attività, cioè raccolgono sondaggi, fanno una rilevazione sul grado di eticità e legalità, ad esempio, dei controller che vanno a fare i controlli presso gli operatori economici che ricevono dei finanziamenti. Cioè si chiede agli interlocutori della pubblica amministrazione, secondo voi, quando sono venuti i funzionari dell'amministrazione pubblica, che tipo di sensazione hai avuto? Che queste persone che sono venute avevano un grado di eticità e legalità sufficientemente alto? E si fa questa rilevazione sulla base di alcuni indicatori che io non conosco, perché non conosco nel dettaglio questa attività, ma ti assicuro che questa cosa si fa. E si fa anche appunto in Italia, quindi è una cosa che qualcuno ha cominciato anche a fare. Ok. In merito all'esempio delle fotocopie, più che mancanza di etica, parlerai di un reato vero e proprio, ovvero peculato, esatto. Quindi dovremmo scomporre il concetto di etica in violazione di norme e comportamenti. Quindi basterebbe condividere standard di comportamento per arrivare facilmente all'attuazione dell'etica? No, credo di no, non basta condividere standard di comportamenti per arrivare facilmente all'attuazione dell'etica. Quando parli di attuazione dell'etica, immagino parli all'interno di un'organizzazione, cioè per arrivare al fatto che un'organizzazione in qualche maniera orienti eticamente il comportamento delle persone. Non basta condividere standard di comportamento, ma è fondamentale. Allora, rispetto agli standard e alle regole, bisogna fare una sostanziale differenza. Esistono le cosiddette regole predefinite, e voi le trovate nel codice di comportamento nazionale, quello che viene adottato appunto dalla legge nazionale, ma la legge 190 fa riferimento anche a eventuali integrazioni ai codici di comportamento che ogni amministrazione adotta dopo aver consultato i propri dipendenti e eventualmente anche soggetti esterni. Questa operazione, che si chiama tecnicamente codeterminazione delle regole, è molto importante ed è fondamentale, perché è proprio quello che dici tu, la condivisione degli standard di comportamento. Cioè, in alcune situazioni le regole predefinite bastano e avanzano. Quindi, immaginate appunto la violazione non bisogna ricevere doni, regali, utilità per un massimo di 150 euro, un modico valore. Però questa regola, che è appunto una regola predefinita, può essere integrata e le amministrazioni hanno l'obbligo di provare a integrarla, insomma, di fare un ragionamento, di consultare i propri dipendenti, se integrare queste regole di comportamento con proprie specificità che sono legate sia al contesto culturale, all'organizzativo in cui sono incardinate, sia alla particolarità del momento. Quindi, se in una particolare amministrazione c'è una tradizione culturale per cui il problema dei doni, regali e utilità è molto sentito, allora si potrebbe anche, insieme ai propri dipendenti, dopo una consultazione, definire una regola più stringente, cioè dire che quel modico valore di 150 euro possa essere abbassato a 50-60 euro. Questo è un esempio, non voglio dire che sia giusto o sbagliato. In questo modo si condividono standard di comportamenti e si arriva alla codeterminazione delle regole. Quindi abbiamo regole predefinite, regole codeterminate. E non basta questo però. Secondo me bisogna ragionare su queste regole, bisogna che questi codici di comportamento non siano dei documenti chiusi, che una volta che uno li fa, li pubblica e rimangono inamovibili e nessuno li può, diciamo, in qualche maniera cambiare. Secondo me ogni anno, attraverso percorsi di formazione valoriale, cioè in cui ci si interroga sul senso di quelle regole, ogni anno va fatta una consultazione interna per modificare, per modificare le regole che sono state codeterminate.
Questo è il mio punto di vista su questo. Esatto, Baldo parla del fatto che l'importanza della possibilità di discutere sulle scelte spesso viene frustrata dal fatto che le scelte ci vengono, piovono dall'alto. Esatto, questa è una questione fondamentale. Allora, su questa cosa qui della possibilità di discutere, io la metto come una delle qualità etiche sicuramente di un'organizzazione più importante, però sono anche, come dire, leggo la realtà, osservo la realtà quotidianamente e osservo che proprio questa, cioè il fatto di poter discutere delle proprie scelte, in qualche maniera di poter proprio scegliere, perché la leadership, cioè il fatto che uno gestisce qualcosa è perché ha la possibilità di scegliere. Spesso questa situazione viene meno per situazioni appunto contingenti. Quindi mi rendo conto che la possibilità di discutere viene spesso molto frustrata all'interno delle organizzazioni, cioè che all'interno di questo schema di qualità etiche quella più a rischio sia proprio la possibilità di discutere, perché spesso ci troviamo in organizzazioni dove questo non è possibile proprio farlo, sostanzialmente. Però questo è un prezzo che, cioè nel senso che questo ha un prezzo, sul clima etico di un'organizzazione, nel senso che questo influisce sui comportamenti delle persone, non è neutro, cioè che quando ci piovono le decisioni dall'alto, non è che questo non ha nessuna implicazione operativa, ne ha moltissime e sono tutte molto negative. Perciò è importante comunque saperlo, rendersene conto e piano piano fare in modo che dall'alto se ne rendano conto anche loro, insomma, detto. Allora, sono le 13 quasi e 30. Ah, se vuoi intervenire. Sì, grazie mille innanzitutto, la tua esposizione è stata chiarissima e grazie per aver risposto alle numerose domande. Come avevi accennato, il dibattito prosegue su innovatori nella comunità integrità. Consentitemi solo, di darvi un paio di informazioni a beneficio di chi è entrato in aula, successivamente al mio intervento. Qui in chat vi ho messo il link alla pagina in cui trovate la registrazione e le slide di Massimo di oggi. Già da oggi pomeriggio saranno disponibili. Mentre vi ricordo il prossimo appuntamento, come di consueto, martedì prossimo, il 1 luglio, si parlerà di formazione valoriale. Argomento molto interessante, di cui si è parlato anche in chat, qualcuno già accennato all'esigenza appunto della formazione valoriale anche ai livelli di leader. Grazie a tutti voi, allora al prossimo appuntamento, vi aspettiamo numerosi anche su Innovatori PA. Grazie, grazie a tutti, grazie Ciao a tutti. Massimo di nuovo. Buona partita oggi pomeriggio e in bocca al lupo. Grazie.